auguro comune di questa forse una novità, ma delle novità sostanziali importanti in questo periodo di programmazione, perché anche tutti i mezzi tra di loro hanno un visto colloquiale per leggere e interpretare al meglio le esigenze di tutti i territori su cui intervengono e per dare soluzioni condivise e creare delle politiche sinergie. In questo senso, avere un regolamento comune che costringe a focalizzarsi sugli stessi obiettivi tematici e anzi a attuare una progettazione tematica permette di usare al meglio sicuramente le risorse. Il sistema di governance e le rappresentanze sia di tipo centralizzato come c'è in Croazia, sia di tipo basato sul livello regionale come c'è in Italia, ma si adattano a un'area di programma che interessa parzialmente sia le regioni che parzialmente anche a livello nazionale, che segno dello Stato Italia per definire dei livelli di governance sui comitati nazionali che sicuramente vanno a superare questo gap, ma diciamo che il confronto col partenariato, che è un programma mainstream più effettivo e più presente, qua un po' più stemperato, un po' più distante, diciamo che facciamo un po' più fatica a sentire la voce. E questo sicuramente a livello poco mappa, diciamo, del partenariato al programma è un problema, ma rischia di essere un problema anche di comunicazione della diverso, nel senso che un programma come Italia Croazia, come altri, poi fa fatica a comunicare con gli stakeholder che sono sfrangiati, articolati in una in un'area territoriale che non è quella con cui si dialoga attualmente. Hanno bisogno di una governance multilivello più rafforzata per poter permettere un dialogo top down e bottom up.